Ciao a tutti, bentornati ad Assassin's Creed Valhalla, da me, da Eivor e da Pegasus. Allora, nello scorso episodio abbiamo aiutato Faravid con i Pitti perché Re Alfgan ci ha detto di indagare con discrezione su Faravid perché pensa che lo stia tradendo. In realtà io mi ricordo che in questa quest chi sta tradendo il Re Alfgan è proprio Moira, quella che gli prepara le tisanine. Se non mi ricordo male, era lei in realtà che lo stava tradendo. Quindi adesso vediamo se ci abbiamo ragione andando avanti con la quest. E adesso ci andiamo a fare verso un tragico errore. Quindi andiamo a raccontare al re cosa abbiamo capito o scoperto. Io non so se Eivor si rende conto, se ha dei sospetti o cosa gli dirà, non lo so, adesso vediamo. Se non mi ricordo male era proprio Moira, quella che stava qua all'inizio a parlare con uno. Allora, sta sopra, il re è su. Per carità, che se questi ricominciano a ballare a cantare non ci si capisce più niente. C'è sempre un ubriacone là per terra. Ecco, vedi? Eccola qua Moira. È lei che lo sta avvelenando forse. Bevi il resto. Sì, sì, grazie Moira. Per ora è tutto. Dai Eivor, fai uno più uno. I suoi bassa mi schiariscono la mia mente per un po'. Da quanto ti prepara queste misture? Non indugiare, Eivor. Dimmi ciò che hai appreso. Quali notizie dal nord? I Pitti sono stati respinti. Ne abbiamo reclamato vite e tesori. Faravid mi ha dato un dono per te. Vuole provocarmi! Faravid avvelena il vino che mi dona. Ma forse è Moira. È un'offesa crudele. Si beffa di me. Abbiamo trovato delle botti di vino franco. Ha detto che erano per te. Ma gli ho fatto aprire una botte. Abbiamo bevuto. Non c'era veleno. Parla in modo chiaro, Eivor. Trama contro di me o no? No. Oh no, dei segreti. Dimmi ciò che può essermi utile. Ora dovrai scegliere fra tradimento e pazzia, tra il morso della serpe e le fauci di un lupo rabbioso. Faravid mi chiede il silenzio, ma Halfdan vuole la verità. Devo essere cauta o le menzogne si ammasseranno l'una sull'altra. Il tuo silenzio è il solito, morso di lupo. E stavo a parlare con Dino. Faravid pianifica un attacco. Non lo so. Faravid è un uomo d'onore. Allora, aspetta un attimo. Pianifica un attacco però insieme a noi, non da solo. Faravid prepara un attacco contro i Pitti a Magnis, senza di te. Quell'infame voltafaccia traditore vanaglorioso! Quanto? Dimmelo! Non lo saprò fino al prossimo incontro, a Campo Silvestre. Ne vada lui. Osserva, ascolta, smascheralo. Ci riuscirai. Forse era meglio dicevamo che era un uomo d'onore. Se temi il veleno, non devi escludere nulla. Neanche i tonici di Moira. Infatti, cretino. Impossibile. Moira è al mio fianco da tanti anni. Non è una strega, è premurosa. Ma forse potresti parlare con lei e scoprirlo da te. La troverai a Donecastre, non lontano da qui. Se apprendi qualcosa mi troverai al Tempio di Brigantia. Uno dei miei ricognitori mi ha portato notizie allarmanti. Dai. Vieni, Beltor. Allora, trova Moira, il figlio di Jovic. Nuova missione. Trova Moira e parla con lei. Vivi nelle zone meridionali di Donecastre. Ci possiamo arrivare con un viaggio? No, a piedi. Va bene, va bene. Allora, devo incontrare Moira e chiederle delle sue misture. Sì.
senz'altro. Non bere perché se bevi è finita, ciccia. Allora, vabbè, scendiamo da qua. Fama la sconcia, dai. E là, non so dove si è incastrata, ma va bene. Là, olè. Allora, Moira è qui vicino. Dove? Vive nella zona meridionale di Donegas. Lì c'è pure una cosa da prendere. Ce la vogliamo prendere? Io direi di sì. No? Allora, è sopra. Ok. Vai, Eivor. Olè. Allora, aspetta, qua c'è qualche altra cosa. Leggi. Fratello, ecco di buon ferro in quantità. Non devi fonderlo né venderlo. Lo brandiremo quando ci rivolteremo contro i pagani. La Northumbria tornerà a essere uno dei regni di Dio. Ha già brucia questa nota, un amico. Boh, vabbè. Allora, la troviamo questa tizia o no? Tanto pare no. Pure dovrebbe stare a ste parti. Forse qui? Qua c'è anche qualche altra cosa da prendere. A proposito, salve. Allora, noi dovremmo andare lì. Lì. Allora, passiamo da qui. Intanto piglio cose mentre cerchiamo la tizia. Cercate. Oh, bravissima! Ti sei appiccata benissimo. Olè. Un'altra runa della scintilla critica. Dai. C'è nient'altro qui? Allora, lei è lì. L'abbiamo trovata. Non mi pare. Ok, vai, scendi. Andiamo da... attenzione, c'è da leggere? Monito per il sacerdote. Thorfulf, un sacerdote, se ne fa poco di picchi d'armi e piastre da battaglia. Eppure la tua vecchia attrezzatura rugginisce nel sottotetto rubando spazio prezioso. Trova cosa farne o la donerò al primo scaldo che mi farà due rime decenti. Va bene. Allora... E per di qua? Per di là? 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 Eccola. Sta qua dentro? Ok. C'è una porta? Yes! Dai. Vediamo. Lettera urgente. Moira, mia cara sorella, durante il banchetto abbiamo parlato delle condizioni di mia moglie, ma temo che sia peggiorato. Ho paura che non si sveglierà più. Ti prego di venire in fretta a Wike. Una lettera da Wike? Deve essere andata lì. E vediamo. Devo andare a Wike? Sì. Da Moira. Oh, sta lontanissimo. Aspetta, vediamo se ci possiamo arrivare con un viaggio rapido. Wike, dove stas? Dov'è? De là. No, non c'è nessun viaggio rapido, purtroppo. Quindi dobbiamo usare il... Ah, eccolo. Damose Pegasus. Ci sono sempre degli impedimenti con questi cavalli. Vai, bello di casa, vai. Vola. Sinilmen. Sì, non so che vuol dire, ma va bene. Sono d'accordo con lei. Allora, io direi che possiamo fare la sconcia. Sì, dai, arriviamo prima con la sconcia. Questa è la capanna di chi? Taglia legna, no? Viaggio rapido sbloccato, perfetto. Ci potrebbe essere utile. Famo la sconcia. Scusate. Forse è questa casa qui? No, troppo vicino. Ma perché non vai un po' più veloce? Casa poi, è una montagna, è una collina. Vabbè. Champagne. Non ci vedo più. Là.
Allora, siamo vicini, forse è qui da sti pizzi. Dica. Ok, dobbiamo andare là. Attraversiamo il fiume. Gliela fai a saltare? Quando mai? Qua? Ah, attenzione, c'è il ferro. Un attimo. Ok. Benissimo. Allora, andiamo anche in per di qua. Saliamo sul ponte da lì, va. Oh, dai. Ponte in decadenza, non è per niente messo bene sto ponte, eh? E poi a sinistra. È un piccolo villaggio. Mm-hmm. Moira vivrà qui vicino. Allora, intanto lì c'è roba da prendere, io me la andrei a prendere. Per non saperne leggere e scrivere, viaggio rapido sbloccato, benissimo. Non ve capisco. Allora, questo lo devi spostare. Niente, non lo sposta. Muovi. Ah, se l'ha messo sotto terra. Ma cioè, io boh. Era finito sotto terra. Ah, ok, qui dobbiamo usare la nostra bella friccina. Dai, poi che altro c'è? Passa che ci stanno serpenti. Benissimo, Damose. Allora, ce n'è un altro in per di qua. Forse dentro a sta casa, sì. Ole, dai. Adesso cerchiamo sta Moira. Dove può essere? Non è molto grande sto villaggio, quindi deve essere qui da sti pizzi. Questa? Ma chi è questo? Se è forza ciò che ti serve. Ah, no. Non devi cercare qui. No. Scusa. Questi sono gli alleati e va bene. Ma dove sta questa? Ah, questa è bella. Non la trovo. Moira? Vediamo qua. Possiamo. Ah no, questo è lo stagliere. Fammi vedere. Sarai miei. Ah, ecco, vedi. Damose. Vediamo un attimo. Le frego il cavallo, ma glielo riporto subito, eh. Devo andare qui. Eccoci qua. Dai, scendi. Non puoi nasconderti per sempre. E non posso, questi sono civili, non li posso. Devo andare dall'altra parte. Non li posso uccidere. Allora, forse da sopra posso entrare, vediamo. Yes, dai. Olè, dai, entra dentro e là. Grazie al cielo. No. Devi aiutarmi a fuggire. Dio, mi sta forse mettendo alla prova. Mi ha messo di fronte a un pagano. Uno che rinuncia all'amore al sacrificio di Cristo. Per vedere se posso amare gli altri, i nemici. Forse così troverò pace per tutti coloro che sono stati colpiti dalla stessa malattia che sembra affliggere Halfdan. Madre, tu mi hai insegnato ad amare tutti anche quando i miei stessi fratelli mi evitano. Sto facendo del mio meglio, ma purtroppo in passato non bastò a salvarti. Questa volta spero che vada diversamente. Oddio, ma mi ricordo, ma a me mi sembra che era lei, no? Che lo. Moira, andiamocene. Prima che la tua casa sia ridotta in cenere. Eh sì, Damose. Non posso uscire!
mi prenderanno e mi bruceranno sul rogo. Come streghe. Abbiamo due possibilità, entrambe rischiose. Mm-hmm. Fa ciò che devi, ma in fretta. Sono interamente nelle tue mani. Proverò a cavarmela a parole. Fingi di essere ferita. Proverò a cavarmela a parole e... Non lo so, perché se c'è di mezzo il carisma, noi ci abbiamo 3 di carisma, quindi non è tantissimo. Vabbè, proviamo. Sono brava sia con le parole che con le armi. Dovrò essere convincente, ma potrei riuscire a persuaderli. Forza allora, ti seguirò. Allora, allora, Bonnie. Andate a casa, tutti quanti. Mi occuperò io di lei. E chi ti avrebbe fatto sovrana della Northumbria? Io? lascia che ti dica chi sono. Sono il morso di lupo, la sterminatrice, la saziatrice di corvi. Indietro, o indosserò le vostre ossa come amuleti. Gesù, calmati ora. Volevamo solo proteggere il nostro villaggio. Halfdan può anche tenersela. Lascerete in pace, ok, la donna. Perfetto. Provate solo a guardarla e sarà l'ultima cosa che vedrete. Perfetto. Noi possiamo andare. Dai, damose, ciccia. Oh, Moira, andiamo. Dai, siete coccio. Vieni a cavallo, vieni. Sali. Ma Moira, ma perché non sali a cavallo? Io non lo so, ma è stupida questa ragazza. Ma sali a cavallo, famo prima. Affronta Moira. Siamo al sicuro. Grazie. Insomma, 2 metri. Mille volte grazie. E se ti chiedessi di bere la tua mistura? Acconsentirei. E lo faccio di tanto in tanto, per assicurarmi che non sia amara prima di servirgliela. Mm-hmm. Hai detto che non c'è cura per il male di Halfdan. Significa che è pazzo? Temo di sì. La stessa malattia tormentava mia madre. Il corpo pian piano collassa e la mente si sgretola nel tempo. Una cosa orribile. Cosa c'è nella tua mistura? Mi serve il tuo aiuto, Moira. Le tue misture per Halfdan. Cosa contengono? Oh, è una mistura elaborata, fammi pensare. Lavanda, rosmarino, olmaria, achillea, erbe curative, nulla di insolito. Devo tornare da Halfdan, mi aspetta al Tempio di Brigantia. Affronta questo argomento con delicatezza, se vuoi affrontarlo. Ma allora forse mi sono sbagliata, mi ricordo male. Non ci so capire più una ceppa, allora aspetta un attimo. Leviamo questo. Allora, dobbiamo tornare da Halfgan, che sta qua. Ok. Prendiamo sto cavallo, va. Damo sempre di là. Eivor. Ovviamente fa mala sconcia, che famo prima. E informa. Lo sta indagando in un tempio vicino a nord di Donegastre. Ma forse allora era... Oddio, ho sbagliato. Ho sbagliato. Aspetta. Forse era veramente Faravid che lo stava tradendo. Non era Moira? Mi ricordo male? Oh, non ci sto a capire più niente. Non mi ricordo. Del resto è passato un po' troppo tempo, eh. Guarda sto cretino. Salta invece di passarci sopra. Ok. Dai, Damo sempre di qua. Se fosse Faravid sarebbe un bel problema. Allora, sta andando in un tempio. Dovrebbe essere questo, forse. Attenzione, c'è anche un tesoro. Io me lo andrei a prendere. Tempio di Brigantina. Sempre notte, oh. No, qua. Attenzione, forziere, vai. Qui c'è anche
104. Ah, di qua, aspetta. Da sta parte. Olè, vai giù. Vediamo. Un'altra runa, poi vediamo di che si tratta. Allora, ancora in per di qua, vediamo. Qua mi sa che c'è un passaggio, o è da qua? Forse è da qui? Ci vai giù? No. Non ci va giù. Allora, aspetta. Tanto lui sta qua, lo so. Ecco, forse sta là, eccolo là. Chi va là? Sta cippa. Halfdan, lieta di vederti. La saziatrice dei corvi è di ritorno. Ora fa silenzio. Sto inseguendo dei traditori che si nascondono qui. Chi ti ha detto che si nascondono qui? Un ricognitore. Mi ha dato appuntamento qui, ma... è una trappola. Improbabile. Cretino. Da un'occhiata in giro, dimmi se vedi qualcosa. Eivor! Ispeziona le vedette e gli osservatori. Forse ci spia dall'alto. Olaf! Ma più che altro io... Dove sei? Le volevo prendere, capito? Solo che non so da dove si passa. Dai un'occhiata. Da là, vedi che dici da là. Allora, aspetta un attimo. Prima andiamo qua, fammi vedere. Ma qua non ce va giù, sta scema. Non ce va. Quindi ci deve essere un passaggio da qualche parte per prendersi questo pezzo di armatura. Da dove non lo so. Allora, possiamo far venire il giorno, per favore? Sempre di notte, oh. Oh. Allora. Quello che lo sta cercando sta di qua. Mettiamoci un po' più in alto. Eivor, no, niente, niente, va bene come ho detto. Oh, attenzione. Ok. Ma si vede qualcuno? Non si vede una ceppa di nessuno. Spiega le ali, Sinin. Eppure è qua, oh. Forse devo andare in alto? Ah, forse sta osservando da una posizione in alto. Vediamo. Vediamo. E... ci arrivi là, sì. Là non ci arrivi sicuro. Niente, ci dobbiamo mettere in alto. È in alto, dove cazzarò è sto cretino? Proviamo ad andare su, Eivor, vai. Allora, lui sta sempre là. Io non vedo nessuno, eh. No, ma perché, Eivor? Facciamoci il giretto. Io
Io non vedo nessuno, però. Ah, è morto, ecco perché non vedevo nessuno. Devo portarlo giù. Dai. No, no, aiuto. Come lo porto giù? Boh. Dai, così. Ole. Ole. Andiamo da Alfgan. E chi c'è qua? Ho trovato il ricognitore. Vediamo se ci dice qualcosa. Gravi. Olaf. Povero Olaf. Sarà seppellito con ogni onore, ci penserò io. Varca il ponte, vecchio mio. Ci vedremo dall'altra parte. Non ha detto niente, però. Leonton può fiutare gli assalitori. Vai, bello! Bravo, bello! Segui le tracce! Dai, segui le tracce, che noi seguiamo te. Vediamo dove ci portano. Fiutali, bello! La neve diverrà rossa del loro sangue. Poi dovrò tornare a prendermi questo pezzo d'armatura. Vediamo un po' dove sta. Chi sono gli uomini di cui sospetti? Ladri dei miei trofei di guerra. Ah, stanno qua, eh. Attenzione. Sembra abbandonato. Sicuro che ci sia qualcuno. Qua c'è una chiave. Ma non c'è nessuno. Vogliamo entrare? C'è nessuno? Qui c'è una tra... Ah, aspetta, aspetta. Qui Alfgand. Allora, ancora sotto c'è una chiave. Un'entrata segreta. Mm-hmm. Forse ci condurrà da loro. Ma no, devi andare sulla scala, vai. I condotti hanno ceduto e allagato tutto. Persino queste opere romane devono piegarsi ai cieli di morte. Guarda, i condotti attraversano quel muro. Ci saranno altre stanze. Ce l'hai fatta, affrettiamoci. Aspetta un attimo, fammi vedere. No, è mo'. Bravo. No, 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 vieni giù, vieni giù. Ma cretino, ma io dico boh. Dai. Vieni. Bravo. Vieni, ma da una mano. Vieni, ma da una mano, da qua. Dai. Insieme. Ehi, vieni qui. Olè. I romani erano ricchi d'ingegno. Ampie sale decorate, collegate da diversi condotti. Eppure la follia li ha annientati e sono spariti come i loro dei. Lo dicono i libri di Moira. Oh, ecco, vedi? Trofei di guerra! I miei sono stati trafugati! Sono minacciato da ogni parte, Eivor. Da cospiratori e sovversivi! Quali re e jarl non lo sono? Hai possedimenti vasti e ricchi. Ogni giorno le mie decisioni cambiano la vita di molti. È un fardello insostenibile. Ma non per me. No. Hai parlato con Moira. Cosa hai scoperto? È sincera. Non credo che ti avvelenerebbe. Non di proposito. Ha anche detto di aver già visto la tua malattia. Nella sua famiglia. Un morbo lento, ma incurabile. No. No, la mia non è una malattia. Ma è veleno. Non so chi, ma mi stanno avvelenando. Shh. Ascolta. Sono i ladri che mi hanno rubato i tributi. Allora, raccogliamo la chiave, pigliamoci tutto. Olè. Qua non c'è nient'altro, giusto? Andiamo sempre di qua. Allora, questa è una trappola, l'abbiamo capito. Porta bloccata, vediamo di qua. Sblocchiamo la porta.
Oh. Ma io boh. Però io volevo prendermi... Non si può, non si può. Vabbè, andiamo su adesso, va. Morso di lupo e Halfdan, bentrovati. Forza, servitevi di idromele. Mi avete derubato di questi tributi. Tutto questo è mio di diritto. Spettava a me. Non siamo ladri. Sono doni di Faravid, come premio per la battaglia. E avete ucciso il mio ricognitore Olaf nella battaglia, un vostro fratello. È morto per questi tributi. Quello era... era Olaf. Dannato stolto. L'abbiamo preso per un ladro. Gli unici ladri qui sono coloro che bevono il mio idromele e si specchiano nel mio argento. Voi, codardi e traditori. Questi trofei ci spettano, Jarl. Per la fatica e per il sangue versato. Eivor, diglielo. I traditori devono soffrire, non meritano alcuna punizione. Non lo so, non mi ricordo. Hanno solo preso ciò che spettava loro. Siete dei vermi. Magari lui è proprio matto. Ma Eivor crede che meritiate la grazia, quindi per stavolta ve la concedo. Riportate tutti i tributi a Donecastre e vedrò di dimenticare l'accaduto. No, mi rifiuto. È la nostra parte. Abbiamo combattuto, ucciso, sanguinato per averla. Se non avremo la gloria, ci meritiamo almeno la nostra parte. Oddio. Ha finito di latrare. Mi hanno costretto. Controlla la paura, Halfdan. Può avvelenarti la mente. Faravid l'ho ucciso, non io. Ha guidato la mia mano con offese e sotterfugi. Lui... Perdonami, io. Queste pellicce mi soffocano. E la giornata è calda. Devi incontrarti con Faravid. Non è così? Sì, a Campo Silvestre. Sì, conosco bene il posto sulla strada tra Jorvik e Piceringa. Insisti, Eivor. Non dargli tregua. Insisti e portami le prove del suo tradimento o del contrario. Ma a sto punto non me lo ricordo proprio. Non possono. È tutto mio di diritto, sì. Oh madonna, questo magari è matto. Va bene, allora proseguiremo da qui la prossima volta. Intanto mi sono messi i punti, se no mi dimentico come al solito. Allora, intanto io vedo di entrare qua dentro per prendermi l'abilità, se ci riesco. Quindi un saluto a tutti da me e da Ivor, e ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.